Di reazione di sposo Giuseppe, quello diciamo. Prima un po' fuori fase. Allora mi sono messo d'accordo con il dottore, il sposo Giuseppe. Ah, ecco perché questa gli ho fatto, gli ho dovuto fare il regalo della laurea, come ha chiesto di vincere la partita. Adesso però un gol ce lo potrebbe regalare. A Michele, a lei un gol lo potrebbe fare. No, giusto a riposo su stanco. Intanto vediamo. Pisco che partita sta facendo? Pisco. No, Michele. Ha un po' la faccia truccata, non capisco perché. Ha però subito una pallonata. Sì, ha preso una pallonata all'occhio, però comunque sta stringendo i denti, ha fatto anche due o tre belle parate. Però voglio spezzare una lancia a favore di un mio calciatore che gioca in questo squadra. Pisco che non è invece Onofrio, che è un po' svogliato quest'anno, come mai? Voglio spezzare una lancia a favore di Vittorio. Vittorio? Sì. Gli devo portare il libretto istruzioni per la panchina. Ma Onofrio quest'anno un poco sottotonico, un po' cadente, te l'ho detto, i ragazzi la domenica mattina, sì, ma il sabato sera vanno a fare i birichini, poi... Ma anche mercoledì non l'ho visto, molto... Ma sta registrando, non sta sponsorando. Tutto registrato. Un metto in coppa a cosa, poi là. Sì, intanto guardiamo, tutto, mettiamo tutto sul jack, intanto guardiamo questa punizione. No. Comunque questo no è un po' spinto, questo capocannoniere, sì, ricordiamo il miglior marcatore di tutti i tempi del Jack, 121 reti, però quest'anno ne fa... Comunque la mia dichiarazione la difesa sentire al dottore Giuseppe Esposito, sì. Il mio regalo di laurea. Perciò è questo? Fatto... Sì, la partita... Va bene. Poi per la Champions magari farà Champions venire un po' il suo valore. Non avremo pietà di nessuno nella Champions. Però lo aspettiamo in campo per almeno un gol. È uno scandalo per noi. Perdere contro Umberto Calogafiore. Questo è pure vero, ha fatto anche lui due o tre reti. Intanto guardiamo qui. Intanto c'è ancora la parata. Ancora la parata di Pisco, che è il migliore. Ancora.